La Juventus si lavora anche il giorno dopo la vittoria sul Sassuolo perché c'è la Champions che incombe, c'è il Siviglia, ma parliamo con Paolo. Buongiorno Paolo, della vittoria di ieri. Buongiorno, bene, bene, contenti per la partita. Logicamente oggi è una giornata di relax per quelli che abbiamo giocato, però già pensando alla Champions. Subito feeling che sembra eccezionale con il Pipita, facile giocare con lui. Sì, a volte sembra facile, no? È un giocatore che ci aiuta tantissimo, in fase di riparto è facile trovarlo per i suoi movimenti, ci troviamo bene, parliamo la stessa lingua, quindi è un po' più facile. È sicuramente un campione, ti ho visto un po' più altruista del solito, sul 2-0 potevi tirare e hai cercato di dare la palla a lui, forse la personalità del Pipita porta un po' tutti a servirlo perché sai che la palla è in cassaforte quando va lui? No, lo faccio spesso, a me piace fare anche gli assist, ho visto che se la palla passava lui si trovava a porta vuota, secondo me se la palla passava tutti mi applaudivano, invece l'ha fermata il difensore e tutti hanno detto che dovevo calciare, però ci sta, tratto di servire, cerco di servire tutti i miei compagni, sono a disposizione di tutto, e lì ho fatto una scelta e ho sbagliato. Ti manca un pochettino il gol, anche se sono solo 3 partite, per uno come te che l'anno scorso poi l'ha trovato con continuità? No, io cerco sempre di fare la partita giusta, di fare quello che mi chiede il mister, di aiutare i miei compagni in tutti i sensi. Poi si arriva il gol, certo sono più contento, però se le squadre vincono sono di più. C'è una parte dei tifosi che si aspettano una Juventus a trazione anteriore, magari si immagino te alle spalle di Higuaín e Mandžukić, si può fare una cosa del genere? Questo l'ho detto quando abbiamo giocato contro lo Spagnol, penso che si possa fare, poi dipende, no, dalle scelte che farà il mister e di quello che ci chiede lui. Noi siamo abituati, abbiamo giocato tutto l'anno 3-5-2, però logicamente a volte si può cambiare. In questo caso diventeresti un vero numero 10, ci spieghi un pochettino cosa è successo, se è successo qualcosa su questa maglia numero 10? Te l'hanno offerta, tu non l'hai voluta, la vorrai in futuro? No, no, veramente non è successo niente, io il mio 21 non mi è stata offerta nessun cambio di maglia, però sono contento per il mio numero perché il 21 alla Juve è un numero importante. Va bene, il 10 magari lo metterai tra qualche anno sia in Nazionale Argentina sia con la Juve, per il momento ti salutiamo, che dici? Nazionale è un po' più difficile, però è un bel numero. Grazie, ciao. Grazie.